La dottoressa Elisabetta Scalera, dirigente scolastico della dell'EDDA De Carolis. Beh, un progetto che, come già sottolineato nelle varie relazioni, che guarda avanti, ma cerchiamo un po' di guardare dietro, nel senso di vedere come è nata questa idea, come si è evoluta. Sicuramente avrete avuto anche dei contatti con altre esperienze nazionali. Sì, decisamente. Devo dire che questo istituto ha iniziato a realizzare il modello senza zaino 3 anni fa, a partire da 3 anni fa. Ovviamente noi stiamo inaugurando oggi la scuola, però c'è un lavoro preparatorio alle spalle che, dicevo, è durato 3 anni. Realizzare una scuola senza zaino non è semplice, perché occorre sostenere una formazione degli insegnanti, occorre motivare e sensibilizzare le famiglie e tutto il territorio, perché non si realizza un progetto così importante, così particolare, senza la collaborazione di tutte le parti che sono coinvolte. E quindi in questi 3 anni noi abbiamo coinvolto la comunità scolastica, il territorio, perché insomma ci fosse un consenso e una... Ecco, operativamente come si struttura, ecco, per capirci, il nome nel titolo è Scuola Senza Zaino, ma vediamo proprio in concreto le caratteristiche di questo nuovo, di questa nuova tipologia. Allora, sicuramente è un modello che propone non una scuola tradizionale. Alla base del senza zaino, dove faccio appunto questo passaggio importante, abbandonare lo zaino non è solo un gesto formale, un gesto che esiste, che è funzionale anche alla didattica, ma è proprio, ha un valore simbolico. Lasciare lo zaino significa lasciare una scuola tradizionale fatta di libri, unicamente di apprendimenti trasmissivi di tipo tradizionale. La scuola senza zaino invece si fonda su un modello di apprendimento cooperativo, quindi promuove proprio un insegnamento e una didattica di tipo cooperativo, dove il sapere viene costruito insieme, dove lo stare insieme diventa quindi un valore aggiunto. In questa dimensione non parliamo solo di apprendimento, ma parliamo anche di responsabilità, perché quando si costruiscono insieme i saperi, quando si apprende insieme, si acquisisce anche un maggior senso di responsabilità. Ecco perché il progetto senza zaino e questo modello didattico qui hanno un valore aggiunto, un valore importante, anche per le problematiche del territorio.